Salve a tutti e buon lunedì! Come sempre incominciamo la settimana parlando di Daydreamer, le ali del sogno, ma questa volta lo facciamo un po' diversamente. E vi spiego il motivo. In pratica, nelle scorse anticipazioni, che vi lascio qui da qualche parte, mi sono un po' dilungata, pensando che ci sarebbe stato un nuovo appuntamento serale al mercoledì, cosa che purtroppo e per ora non ci sarà, almeno così pare. Quindi oggi, invece delle classiche anticipazioni settimanali, vi parlo di un episodio che sconvolgerà le vite di Gian e Sanem. L'incidente stradale, un episodio che vedremo a breve. Sicuramente da qualche parte, anche qui su YouTube stesso, avrete intravisto le immagini di Gian di Vitti in ospedale, addormentato e fasciato. Bene, quelle immagini si riferiscono proprio a questo incidente stradale. Cosa accadrà? Ve lo spiego subito. Come abbiamo potuto notare, Niat e Macbeth non vedono più di buon occhio Gian e non vogliono che Sanem torni a far coppia con lui. Tutto questo perché Gian, quando è partito ed è sparito nel nulla, Sanem è stata molto male, ha sofferto così tanto che tutti si sono spaventati per lei, perché hanno temuto il peggio. Per questo i suoi genitori hanno covato nei confronti del nostro fotografo una sorta di odio, e quando verranno a sapere che Sanem è tornata a frequentare Gian, non la prenderanno bene. Anzi, dimostreranno sin da subito il loro dissenso. I nostri due eroi, dopo essere tornati insieme, prenderanno una decisione: partire e lasciare Istanbul per un bel po' di tempo, circa 2 anni, e girare il mondo a bordo della loro barca. La meta del grande viaggio saranno le Galapagos, dove Sanem potrà finalmente scrivere e concludere il suo secondo libro. E poi, quando il viaggio sarà terminato, torneranno in città, si sposeranno e inizieranno così i lavori per formare la famiglia che desiderano. Insomma, il piano dei due innamorati sarà questo. Piano che però, purtroppo, andrà a monte. Quando Gian e Sanem diranno ai loro amici e ad Aziz e Miriban che stanno per partire, questi penseranno bene di organizzare una bella festa per salutarli come meritano. Festa a cui però Macbeth e Niat decideranno di non andare. Il mattino dopo il party e poco prima di partire, Sanem farà una rivelazione a Gian. Gli dirà che ha provato a telefonare ai suoi genitori e che non le hanno risposto. Il Divit allora le proporrà di andare insieme a trovarli, così per cercare anche un chiarimento e partire con il cuore più leggero. Proposta a cui la Aydin accetterà di buon grado, perché noi ormai lo sappiamo, lei in fondo è legatissima alla sua mamma e al suo papà. Dunque Gian e Sanem prenderanno una macchina e si metteranno in viaggio con i migliori propositi possibili. Ma anche per colpa di una distrazione, durante il tragitto succederà che un camion si scontrerà con la loro auto. L'incidente non sarà da poco. Sanem verrà sbalzata fuori dall'abitacolo, perderà i sensi e quando si risveglierà capirà quello che è successo e poi vedrà Gian, che invece è ancora in macchina, ferito e anche lui privo di sensi. I due verranno poi portati in ospedale. La nostra scrittrice se la caverà con poco. Si farà male, ma non troppo. Al nostro Divit invece andrà molto peggio, perché andrà in coma e ci rimarrà praticamente un mese, e quando si risveglierà sarà subito chiaro che la sua memoria ha perso ben 2 anni, il che significa che è tornato indietro nel tempo e non si ricorda delle novità che ci sono state nella sua vita. Ha rimosso tutto e non si ricorda purtroppo nemmeno di Sanem e della loro storia d'amore. Infatti lo vedremo chiedere di Polen. Sanem dal canto suo ci rimarrà molto male, ma spinta dalla grande forza dell'amore, deciderà comunque di tirarsi su le maniche e di fare qualcosa per aiutare Gian. E a supportare la sua decisione ci saranno proprio tutti, oltre agli amici ci saranno anche Macbeth, Niat, Uma, Aziz e Miriban.
tutti pronti a darle una mano e anche Gian stesso si mostrerà molto collaborativo e le prometterà che farà di tutto per ricordarsi di lei e della loro storia d'amore. Un medico poi darà un consiglio prezioso a Lai-Din: far rivivere Al-Divit tutti i momenti che purtroppo non ricorda più. In questo modo potrà iniziare a riacquistare la memoria, o almeno così si spera. Dunque Sanem deciderà di firmare un contratto e di utilizzare quei soldi per riacquistare i vecchi uffici della Fikri a Rika, per riportarci Gian lì con la speranza che possa ricordare il periodo in cui la loro storia incominciò. Dunque si torna indietro. Quello che accadrà dopo ovviamente poi lo vedremo insieme nelle prossime anticipazioni. Per ora io mi fermo qui e mi auguro che questo appuntamento speciale vi sia piaciuto. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento alla prossima.